Bene, buon pomeriggio a tutti. Io devo parecchi ringraziamenti a Alberto Bagnai, al Presidente Ponti e a tutti coloro che hanno pensato che la mia presenza qui sarebbe stata utile, oltre che naturalmente ringraziamenti a voi che siete qui ad ascoltare. Io sono qui, suppongo, perché ho appena pubblicato un libro il cui titolo è Sovranità. Relativamente facile, divulgativo, abbastanza, insomma, che naturalmente nasce dal fatto che, come studioso, molto prima che come politico, non mi sono per nulla sentito a mio agio con l'invenzione lessicale del termine sovranismo e con l'uso della parola sovranista come un insulto. E quindi ho messo in piedi una riflessione, il cui contenuto in parte adesso vi consegno, in parte perché naturalmente vi sono tutta una serie di passaggi storici e filosofici che non è il caso di portare qui, però alcune questioni è il caso di portarle, per un obiettivo. L'obiettivo fondamentale che in questa fase della mia esistenza io mi pongo. In questo paese c'è una questione di egemonia, una gravissima questione di egemonia culturale. Detto in un altro modo, c'è una gravissima questione di conformismo. La politica, se vorrà, potrà fare la sua battaglia. Ma sicuramente l'intellettualità italiana dovrebbe fare la propria e non la sta facendo. Non la sta facendo per una serie di motivi che non voglio neanche enumerare. Ma la cosa più importante oggi è far passare l'idea che è possibile un diverso punto di vista sulle cose dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Un diverso punto di vista rispetto a che cosa? Rispetto a tutto. Ad esempio, rispetto al fatto che già questa frase mi verrebbe contestata, perché già questa frase potrebbe essere accusata di nascondere l'intento di far nascere, rinascere, inventare una ideologia nell'epoca in cui le ideologie sono finite. Ora, tutto ciò è falso. Questa non è l'epoca in cui tutte le ideologie sono finite. Questa è l'epoca in cui un'ideologia ha vinto, ha stravinto e ha giustamente permeato di sé tutti, con scarsissime eccezioni, ma proprio tutti gli ambiti della riflessione, della comunicazione, dell'azione politica. Si chiama neoliberismo, che non è un dato di natura, ma un dato storico, economico, politico, che nasce da alcuni interessi e da alcuni presupposti intellettuali, che ha avuto la capacità di farsi passare per ovvio, naturale e post-ideologico. Naturalmente dentro questo errore di valutazione la prima a cadere è stata la sinistra, che si è bevuta tutto quello che il neoliberismo raccontava di se stesso, lo ha fatto proprio e lo ha spacciato ai cittadini, salvo poi, davanti alle contraddizioni intrinseche, venire da essi ripudiata. Un esempio banale. Questa ideologia che nega di esserlo è capace di operare inversioni, ad esempio il rapporto che essa pone fra sovranità e guerra, oppure il rapporto che essa pone fra Europa e pace. Si sostiene che la sovranità è portatrice di guerra, adesso. Naturalmente la sovranità consiste anche nel poter fare la guerra, ma naturalmente non solo.
In ogni caso, la sovranità è così poco in sé portatrice di guerra che su ciò potremmo chiedere il parere, ad esempio, dei curdi, ai quali viene fatta la guerra proprio perché non sono sovrani. Poi si possono fare guerre anche contro stati sovrani, però è un po' più scomodo. Se non si è sovrani, si è largamente esposti alla guerra. Quanto poi al rapporto Europa-pace, l'Europa ci ha dato 70 anni di pace, ecco. Però voi dovete scusarmi, ma non sono io che ve lo dico, è l'intero sistema mediatico che lo dice, ecco, l'Europa ci ha dato 70 anni di pace. Ahimè, i 70 anni di pace non in tutta l'Europa, peraltro, non ce li ha dati l'Europa, se per Europa si intende la UE, ce li ha dati una sconfitta clamorosa dell'Europa, che possiamo anche definire benedetta, dato che cosa era in quel momento l'Europa. Comunque sia, una sconfitta militare che ha fatto dell'Europa non più il soggetto della politica internazionale, ma l'oggetto. Un oggetto posseduto dai due vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Nella parte occidentale così neutralizzata, ma anche se alcuni attori politici della parte occidentale credevano ancora di essere stati sovrani nel senso pieno del termine, parlo della Francia e dell'Inghilterra, quando ci hanno provato a fare azioni sovrane, nel senso classico del termine, 1956 Suez, sono stati rimandati a casa, no, con secchiello e paletta, e tornarsene a casa loro, da USA e URSS, che stavano per farsi forse la guerra per la questione ungherese, ma che sono state assolutamente concordi nel dire che gli europei le azioni sovrane non le facevano più. In quel contesto nasce, proprio l'anno dopo, nasce quello che allora si chiamava MEC, poi CE e poi dopo il 92 la UE. Come tranquillissima area di libero scambio, cioè non, cosa che non dava fastidio a nessuno, anzi faceva del bene a tutti, è stato uno dei volani che hanno innescato nel nostro paese il boom economico, uno. Ma insomma, la UE nasce dalla pace che essa non ha creato, nasce dalla pace creata, come temo tutte le paci, dall'esito di una guerra. Per cui sentirsi dire la UE ha portato la pace è un'autentica barzelletta. Cioè, la pace l'ha portata in Europa occidentale la NATO, che ha fatto sì che non si facessero guerra fra di loro nemmeno la Grecia e la Turchia, che se la sarebbero fatta qualche migliaio di volte se la NATO non fosse esistita. Il secondo dopoguerra è stato caratterizzato da un pesante affievolimento, non dalla scomparsa, da un pesante affievolimento della sovranità, tanto in Occidente quanto in Oriente. In Oriente molto sbrigativamente lo dicevano, sovranità limitata. In Occidente più pudicamente lo si diceva proprio in modo aperto, però dottrina Brzezinski qualche cosina faceva capire. E poi c'erano le azioni pratiche, cioè c'erano le condizioni insuperabili per le quali vi erano alcuni partiti politici che mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai avrebbero potuto prendere il potere, nemmeno se avessero avuto il 95% dei voti. E questo era. Poi, all'interno del contesto occidentale, le sovranità abbastanza attutite
non impedì, il fatto che fossero abbastanza attutite non impediva che chi se ne sapeva servire se ne servisse. La Francia ha continuato a gestirsi l'impero africano, ad esempio. L'Italia ha continuato a fare la cosa che sa fare meglio al mondo, cioè il doppio e il triplo gioco con arabi e israeliani, cosa peraltro utilissima a tutti e dunque niente di male. Chi sa adoperarla, appena può l'adopera, di solito con profitto. Certo, la situazione non era più quella del 1914, cioè la piena sovranità non c'era. Come diceva qualche collega poc'anzi, non si perdono le guerre mondiali gratis. Da qualche parte il prezzo emerge. Ciò premesso, sarebbe bastato e basterebbe tuttora prendersi il manuale di diritto pubblico di Costantino Mortati, sia lode a questo nome grandissimo, andare a pagine 99 e seguenti, leggersi le 3-4 pagine, per togliersi alcune cattive idee sulla sovranità. Che cos'è la sovranità? Ecco, Mortati la definisce prima di tutto come indipendenza. Indipendenza. Poi la definisce come il fatto politico-giuridico del potere costituente. E poi la definisce come la capacità di possedere la competenza delle competenze. Facile. Indipendenza è un concetto empirico facilissimo. La Catalogna non è sovrana perché non è indipendente, punto. La sovranità è il fatto politico-giuridico del potere costituente. Questo è il punto centralissimo ed è il punto che ci consente di dire che la UE non è un soggetto sovrano. La sovranità è la enorme, poderosa energia che fa sì che un ordinamento venga raso al suolo e sulle sue ceneri se ne formi uno nuovo. Questo è il modo con cui nasce la sovranità, è il modo con cui la sovranità si manifesta. Non c'è altro modo per valutare un soggetto sovrano che andare a vedere come è nato, la sua origine. Voi direte, ma è brutto. E c'è qualche cosa di violento in questo. Beh, la politica è precisamente quella dimensione che in prima istanza o in estrema istanza contempla il fatto che noi in questo mondo non siamo ordinati per natura come che possono essere, che so, le formiche, ma gli ordini ce li dobbiamo costruire. E per costruire un ordine o sei uno che è sbarcato in un asteroide deserto e lì fai quello che ti pare, oppure devi fare i conti con la storia, cioè devi fare i conti con gli ordini politici esistenti che per un qualche motivo vanno a pezzi, vanno in crisi, non soddisfano più certe esigenze e vengono rimpiazzati da nuovi ordini. La sovranità ha all'origine una grandiosa decisione, ha all'origine una rivoluzione, ha all'origine una guerra civile, una guerra di liberazione, il collasso di un ordinamento. Adesso andate con la vostra mente a cercare un esempio di sovranità che contraddica quello che ho detto. Non lo trovate, ve lo dico io. È brutto, ma è vero. La nostra Costituzione, che definisce l'Italia come un soggetto sovrano,
non è forse nata da da un incrocio fra una guerra civile, una guerra di liberazione, un collasso di un ordinamento? Non nasce forse da un impiego di energia politica quale mai più si è visto, quale la nostra stessa Costituzione nega si possa più dare? Cioè, il potere costituente è talmente potente che sulla base della nostra Costituzione non può più essere attivato. Nasce Costituzione, nasce nel sangue. Cioè, poteva andare diversamente, non è andata diversamente. È una Costituzione orientata. E certo, è orientata, come tutto ciò che nasce da una guerra. Ci sono i vincitori, ci sono i vinti. Poi, molto sta nel vedere come tratti i vinti, naturalmente. Le Costituzioni sono questa cosa qui. Sono uno sbocco di energia politica. Particolarmente le costituzioni 8-900esche, democratico-rivoluzionarie, non c'è altro da dire su questo. Ed è questo il motivo per cui la UE non è una costituzione e non è un soggetto sovrano, ma è un insieme di trattati i cui signori sono gli stati sovrani. Anche se con questo non voglio dire che la UE non sia qualcosa di assolutamente cogente, Anzi, la sua contraddizione di fondo è che è estremamente cogente e al tempo stesso non è sovrana. E questa è la contraddizione, perché voi capite che se fosse estremamente cogente e sovrana vorrebbe dire che siamo all'interno di una sorta di superstato europeo. Pazienza, è andata così. Come un napoletano si è trovato a essere all'interno di qualche cosa che non era più il Regno delle Due Sicilie, ma era lo Stato unitario italiano. E pazienza. Ma lì c'era una sovranità che si era formata, che rispondeva all'ingrosso. Poi lì di grande energia popolare non c'era, però c'era l'energia della guerra di conquista piemontese. E c'era una egemonia intellettuale. In ogni caso, sei dentro a qualche cosa che ha debellato la situazione precedente, ne ha formato una nuova, con tutto quello che comporta. Perché quando una sovranità funziona, cioè quando siamo usciti dal momento magmatico generativo, diciamo così, in tempi normali, la sovranità è un rapporto di obbedienza e protezione. Cioè c'è il comando sovrano sui cittadini e quel comando è compensato dal fatto che i cittadini sono protetti da quel comando. Ecco, la sovranità non c'è in Unione Europea, perché l'Unione Europea non è nata sovranamente e quindi non ha alcuna caratteristica sovrana, tanto che il suo comando, la moneta unica con tutto quello che si porta dietro, al suo comando non corrisponde alcuna protezione. Cioè, io ti comando di costruire il tuo bilancio statale sulla base dei principi che io ti impongo, ma le conseguenze non mi interessano. È un problema tuo. Che è come a dire che Roma dice: io faccio il bilancio dello Stato, però ciascuna regione s'arrangia. No. Eh no, se hai formato una sovranità, come si dice, cui commoda, eiet incommoda, diventi responsabile. Invece la moneta unica è costruita in modo da dare la totale responsabilità delle sue conseguenze agli stati, che hanno soltanto il dovere di obbedire, ma non hanno il diritto di essere aiutati ad obbedire. Ecco perché è un paradosso, ma è un paradosso negativo. Ora, detto in un altro modo, con un linguaggio che non è più quello di Mortati, ma è il mio, per parlare della sovranità bisogna trattarla come se, non come se, bisogna considerarla formata da tre diverse
dimensioni geometriche. Vi è una dimensione che non è una dimensione, che è un punto. La sonorità è un punto. È un punto perché è il valore non negoziabile a cui è appeso l'intero ordinamento. Il valore non negoziabile a cui è appeso l'intero ordinamento, oppure, detto in un altro modo, è la decisione che, scavalcando l'intero ordinamento, difende quel valore o lo rade al suolo e lo sostituisce con un altro. Nel caso italiano, qual è il valore non negoziabile che, su cui si fonda l'intero ordinamento? Diciamo, sono alcuni dei valori che stanno nei principi fondamentali della Costituzione. Dovessi dire io qual è, secondo me, l'antifascismo e lo Stato sociale. Cioè, qualche cosa che vada contro, dove per antifascismo si intende contro un totalitarismo, non contro uno che non ti sta simpatico. Cioè, questo è un vecchio trucco, se ne era accorto Thomas Hobbes, che dice, vabbè, ma qui dice, siamo tutti antitiranni. Dice, ma tiranno è poi semplicemente un sovrano che a te non piace. Allora, fascismo essendo stato una cosa seria, l'antifascismo pure, non è che tutti i minuti saltano fuori dei fascisti e allora tu devi fare l'antifascista permanente. E poi lo Stato sociale, cioè diciamo così, l'articolo 3. Articolo 3, per cui se tu ti vai a iscrivere a un club che ti impedisce anche in linea di principio, di fare quello che sta scritto nell'articolo 3, cioè di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo delle personalità, perché ti sei iscritto a un club di gente che pensa che ciascuno è responsabile per se stesso e che non è, la politica non deve interferire con la signoria del mercato, forse hai fatto qualche cosa di non perfettamente in linea con lo spirito costituente. È un punto, dunque. Poi è una figura geometrica, questa è facile, è l'ordinamento giuridico, che per definizione ha dei confini. Fino a un certo punto vige il codice penale italiano, da quel punto in poi vige il codice penale francese. Dentro e fuori, gli assi fondamentali del normale funzionamento della statualità, il dentro e il fuori. Dentro c'è la pace, fuori c'è la possibilità della guerra. Dentro ci sono i criminali, fuori ci sono i nemici. Senza possibilità di incrociare, cioè senza possibilità di veder nascere all'interno un nemico o di criminalizzare il nemico esterno. Questo solo per ricordare ai più giovani che noi questa cosa l'abbiamo vissuta. Sia quando facevamo la guerra fredda, criminalizzazione del nemico esterno, sia quando ci siamo trovati in casa le BR che sostanzialmente volevano essere riconosciute come nemico. Cosa che non avvenne, cioè rimasero nel loro status di criminali. Dal loro punto di vista, farsi dare la patente di nemico era la soluzione di tutti i mali. Perché tu i nemici non li metti in prigione, li sconfiggi e quelli che prendi vivi li metti in un campo di concentramento sotto la salvaguardia della Croce Rossa. E non puoi dire che sono dei criminali, sono semplicemente dei pensanti diversamente opinanti. La figura geometrica. E poi è un solido, perché sennò non si capisce niente. È un solido. E qui i giuristi mi dicono che io sconfino, ovviamente. Cioè, è una società con la sua dialettica interna. È un corpo politico. È questo corpo politico che poi dà il colore della sovranità. Che ti dice, dà la forma politica della sovranità. E ti dice, quello è uno Stato sovrano dove comandano i ricchi, quello è uno Stato sovrano democratico, quello è uno Stato sovrano con pace civile all'interno,
quello è uno Stato sovrano con forte dialettica sociopolitica. La sovranità nella storia non è mai solo un punto, non è mai solo un ordinamento, ma è anche al tempo stesso un solido, una figura solida. Il vero problema, questo non entro qui, ma questo è il vero problema, ma coloro che parlano di sovranismo non sanno nemmeno, non lo vedono, non lo capiscono, non lo conoscono. Il vero problema è che queste tre, diciamo così, modalità di esistenza della sovranità sono fra di loro sconnesse. E qui, nel senso, questo vuol dire che la sovranità non può mai essere soltanto decisionistica, e vabbè, non può mai essere soltanto giuridificata, e vabbè, e non può mai essere soltanto ridotta a un dato sociologico. E qui c'è un elemento inquietante. L'elemento inquietante è: non può mai essere solo giuridificata. Essendo qualcosa di vivo, occhio che questo è quello che è appena successo, essendo qualcosa di vivo, la sovranità non si manifesta sempre e soltanto in fattispecie, non si manifesta mai sempre e soltanto attraverso contingenze riconducibili alla fattispecie. Cioè, non si può tradurre tutto quello che succede in norme. Chiaro che qui i giuristi dicono che siamo al di fuori della democrazia, non è vero niente, questa è semplicemente storia politica reale. Se la vita politica fosse tutta giuridificabile, sarebbe come dire che è tutta tecnicizzabile. O se volete, sarebbe come dire che è tutta economicizzabile. Cioè che esista da qualche parte un principio di neutralizzazione totale delle dinamiche politiche. E questo è esattamente quello che ci viene fatto credere oggi. Ed è esattamente ciò contro cui noi insorgiamo. È ciò che noi critichiamo. Perché? Perché il vestito, se il vestito è unico, è sempre troppo stretto. Il pensiero, se il pensiero è unico, non riesce mai a pensare abbastanza. Ma questo fa parte... Questo fa parte del fatto che noi stiamo nella storia. Non stiamo fuori, sopra. Stiamo nella contingenza. Detto in un altro modo, e chiudo su questo punto, la sovranità è un concetto, sì, ma è un concetto esistenziale. Non è un concetto e basta. Il quadrato è un concetto. La figura geometrica in cui i quattro lati sono tutti uguali e quei quattro angoli sono di 90 gradi ciascuno. Questo è un concetto. La sovranità è un concetto esistenziale, cioè è l'espressione della volontà di esistere come soggetto di un certo gruppo politico. Allora, se ragioniamo così, diventa una cosa estremamente seria. Datelo a chiedere ai palestinesi. Che cosa vuol dire sovranità? O ai curdi, o ai somali, o ai libici. Esistono? No, non esistono come soggetto politico. Esistono come singoli individui, come bande, come quello che volete. Non esistono come soggetti sovrani. Ora, perché stiamo qui a riflettere su ciò che, da un certo punto di vista, è l'ABC di ogni pensiero giuridico, di diritto pubblico, o di storia del pensiero politico, o di storia politica? Perché sprechiamo il nostro tempo prezioso nel pensare ciò che è già stato pensato? Perché è un po' di anni che ci dicono che nulla di tutto ciò è più vero, che tutto ciò è preistoria e tutto ciò è fascismo, tout court, fascismo. Grettezza d'animo,
che so io, fa venire la forfora o fa venire il cambiamento di clima. Questa l'ho letta. Questa l'ho letta. Cioè, il sovranismo produce il cambiamento climatico. E io che non lo sapevo. Chi sono i nemici della sovranità? Ve li dico io. Il singolo individuo che l'ha prodotta attraverso le forme del contratto politico moderno, però ha sempre provato a produrla per un altro e non per sé. O comunque ha sempre trovato nella sovranità un limite, anche se sa benissimo che senza quel limite egli individuo non avrebbe la vita sicura, come diceva Thomas Hobbes, santissimo, che noi ci mettiamo insieme per godere in sicurezza dei frutti della nostra industria. Per cui il Leviatano sarà anche brutto, però senza di lui abbiamo un problema. L'individuo che prova a fare l'evasore della sovranità, ma poi ben più potente, sono elementi universalistici che odiano la sovranità in quanto essa vive di limiti, vive di confini, di limitazioni, di determinazioni. Sono il diritto, che non è soltanto il diritto interno, ma è anche il diritto internazionale, ovviamente. Sono la morale e sono l'economia. La quale nasce, l'economia capitalistica moderna, la quale nasce dentro lo Stato, custodita dallo Stato, allevata dallo Stato, protetta, nutrita, salvaguardata, però la sua vocazione è globale. Ma non da adesso, da sempre. La morale. È difficile rinunciare all'idea di una morale universale. Allora, se voi pensate a quello che veniva detto quando vi era un altro ministro degli interni che bloccava i porti, da una parte c'era la tesi, io difendo i confini, dall'altra c'era la tesi, i confini non vanno difesi perché vi sono valori universali che sono superiori ai valori della chiusura particolare. E tutto ciò veniva argomentato, quando lo era, attraverso iniezioni potentissime di emozione, e vabbè, poi attraverso moralità, è immorale comportarsi così, attraverso l'economia, ci fanno comodo i migranti. Non sto dicendo che queste cose siano vere, dico che è vero che siano state dette. Terza cosa. È illegale perché il diritto internazionale, cioè i trattati che l'Italia ha firmato a suo tempo, prevalgono sul diritto interno. Io non sono nemmeno sicuro se è vero, ma non voglio entrare, appunto, non sono per niente sicuro dell'applicabilità del trattato di Montego Bay al caso empirico specifico. Insomma, vabbè, l'universale contro il particolare. E poi l'argomento principe, vecchio o nuovo, cioè tu sei vecchio, vecchissimo, morto, questa è roba che va bene nell'Ottocento, ma non lo sai che adesso c'è la globalizzazione? Allora si va a vedere, ecco, si va anche a vedere. Se per globalizzazione si intende il fatto che 350 milioni di cinesi sono stati messi al lavoro e hanno distrutto le classi operaie occidentali da una parte e dall'altra hanno fatto della Cina la fabbrica del mondo, certo che c'è. Se per globalizzazione si intende il fatto che le amministrazioni di sinistra, statunitensi e europee, hanno deregolato i meccanismi di allocazione delle risorse finanziarie a livello mondiale, per cui chiunque abbia dei soldi li può spostare in un decimo di secondo qua e là come vuole, è vero. Da ciò discende forse
che il mondo è diventato privo dell'esterno, cioè che la logica interno-esterno, la logica sovrana dell'interno-esterno, non vale più. Forse che non esiste un capitalismo cinese diverso dal capitalismo statunitense. Forse che non esiste la proiezione di potenza verso l'esterno di una serie notevolissima di entità politiche. Non sono soltanto Cina, USA, Russia, ma gli stati che fanno politica internazionale, cioè proiettano in modo strategico la propria potenza militare ed economica, ce n'è parecchi, c'è Israele, c'è la Turchia, c'è il Giappone, adesso sul fatto militare no, ma sul fatto economico c'è come. C'è l'India, c'è perfino il Brasile, fra un po' c'è la Nigeria. Descrivere il mondo globalizzato come un mondo privo di centri di potere sovrano è veramente dire il falso. Io ho letto non più di un mese fa l'articolo sul Corriere della Sera di un importantissimo ex ambasciatore che scrive molto sul Corriere della Sera, che dopo aver fatto una sostanzialmente corretta analisi del contesto internazionale di oggi, diceva sconsolato: ma guarda te, com'è possibile che il mondo sia tutto pieno di sovranismi? Ma non sarebbe bastato dire: guarda te, com'è possibile che il mondo sia tutto pieno di sovranità? È una cosa normale. Detto in un altro modo, chi è che va a spiegare a Israele che non è uno Stato sovrano? Io no. Ma chi è che va, non dico chi è che va a spiegare ai cinesi, ma chi è che va a spiegare a Taiwan che non è uno Stato sovrano? Chi è che va a spiegare a chiunque che non è uno Stato sovrano? Tranne che a noi. Noi stiamo riuscendo nella impresa di creare la non sovranità in un paese solo, come quello là aveva creato il comunismo in un paese solo. Allora, perché? Ma perché? Ecco. E qui c'è un problema grosso, che è tutto nostro. Cioè, noi abbiamo una borghesia, diciamo così, un po' impaziente o poco egemone. Noi siamo vissuti nel secondo dopoguerra dentro il sistema di Bretton Woods, che era un sistema a trazione americana e un sistema a egemonia intellettuale molto all'ingrosso keynesiana e sicuramente un sistema fondato sugli stati. Poi questo sistema è andato in crisi per un motivo essenzialmente esogeno, cioè il fatto che il barile di petrolio è passato in poche settimane da $4 a $80, e questo ammazzerebbe chiunque. In parallelo gli americani avevano fatto un'inflazione mostruosa per farsi la guerra in Vietnam. Per cui era nata una cosa ingestibile col paradigma keynesiano, cioè la stagflazione. Bene, male. Chi ha qualche anno ricorderà che Andreatta emetteva bond al 22%, perché c'era l'inflazione al 20%. Ciò è male, ovviamente, e a ciò è seguita una cura da cavallo, cioè la nascita, la messa in pratica di un paradigma economico che era nato fra l'8 e il 900, cioè il marginalismo austriaco, rispolverato, tenuto di riserva nei grandi dipartimenti economici anglosassoni, rispolverato alla bisogna, premio Nobel a Hayek, che ne è il grande sistematore nel 74, direi, o 5, mano libera a Friedman, che ne è l'allievo prediletto per massacrare il Cile. Qual è l'idea di fondo?
Mentre il modello keynesiano, mi perdonino gli economisti, mentre il modello keynesiano ha un nemico, che è la disoccupazione, questo modello invece ha un altro nemico, che è l'inflazione. E lo debella, cioè è un modello deflattivo. Ci devono essere pochi soldi in giro. E quei soldi pochi devono essere tutti nelle tasche di qualcuno, ovviamente. Pochi, perché ci siano pochi soldi ci vuole un'economia che non funziona con la domanda interna, cioè deve funzionare con l'esportazione. Perché ci siano pochi soldi non ci deve essere conflitto sociale e dunque è necessario che il conflitto sociale venga da una parte criminalizzato, dall'altra venga giudicato obsoleto, siamo tutti sulla stessa barca. Questo modello economico implica il fatto che il peso centrale del sistema economico non stia più nel lavoro, ma nel consumo. Cioè è un'economia dell'offerta. All'inizio passa, intanto perché i poteri forti di questo pianeta lo fanno passare. Cioè si cominciano a fare politiche di questo tipo. Ma poi passa perché piace, perché viene fatto piacere, perché è tutto costruito sulla esaltazione della capacità imprenditoriale di ciascun singolo. Cioè, detto in un altro modo, stimola il desiderio. Mentre l'altro modello precedente era dopo tutto fondato sopra la disciplina, sopra la previsione del futuro, lavora duro oggi perché domani tuo figlio starà meglio, qui invece si dice sii un avventuriero, godi, consuma, mettiti alla prova, segui il tuo sogno, sii te stesso. Capite che non me le sto inventando, eh? Chi è giovane ha sentito solo questo modo di ragionare, fino alle parole sacrosante del Papa Supremo, eh? Stay full, stay hungry. Allora, voi capite, te lo fanno piacere, soprattutto se il tutto è condito dalla campagna gestita dai giornalisti dei grandi giornali di proprietà dei grandi capitalisti, campagne contro i partiti politici, contro i corpi intermedi. Obiettivo: la società deve essere un magma indistinto di individui, dove è vietato dire che ci sono delle divisioni. Cioè deve essere una società, come si dice, liquida. Un magma indistinto di individui, tutti col palmare, cioè tutti controllati, controllabili, valutati, valutabili, e la logica del capitale deve espandersi, estendersi su tutta la società, nessun'isola, nessuna eccezione, nessuna riserva indiana. Fra un po' ti faranno pagare anche quando vai a fare la comunione, ma di sicuro siamo tutti mercificati. Che cos'è costruirsi un curriculum, cosa a cui i giovani sono tenuti, mentre quelli della mia età non sapevano nemmeno che cosa fosse? È mettersi addosso un'etichetta, tracciabilità della merce. Che cos'è il turismo di massa, se non la trasformazione delle città in scenari? Nessuno deve resistere. Che cos'è l'idea che i vecchi non devono votare perché sono economicamente non propensi al rischio? Adesso qui ci sono dei colleghi stranieri, c'è da vergognarsi a dire queste cose, eh? C'è da vergognarsi. Allora, ma si dirà, ma quella era una provocazione.
Ho capito, ma le risposte, il dramma agghiacciante, sono le risposte di quelli che, se non sono d'accordo, i vecchi sono economicamente utili. Ecco che cos'è egemonia. Tradurre la cittadinanza in utilità economica e poi discutere se una persona è economicamente utile o no. Egemonia è questo, invece di dire il terreno di gioco te lo metto io, vuol dire accettare il terreno di gioco di un altro. Ma da quando in qua si valuta la cittadinanza sulla base della capacità economica? Ve lo dico io, dal Dreiklassenwahlrecht di Humboldt, Prussia, le grandi riforme dopo la sconfitta di Jena, 1808-1809. Certo, il terzo più alto di reddito eleggeva un terzo dell'assemblea, per cui cioè, uno Juncker aveva 1 milione di voti a disposizione, mentre il suo contadino ne aveva uno. Questo è il neoliberismo. La contraddizione è questa, che questi che si chiamano liberali hanno messo in piedi una macchina che è assolutamente non liberale. Dice, che cosa c'entra con la sovranità? C'entra e come? Perché? Perché tutto ciò passa perché è un'ondata mondiale. Attenzione, è un'ondata mondiale che è cambiata, perché negli anni 90 era tutta sull'euforico. Sii te stesso, segui il tuo sogno. Dopo il 2008 ha preso un'altra tinta ed è come ti sei permesso di fare dei debiti. Ecco. Cioè, prima era fate debiti, dopo come ti sei permesso, maledetto, morirai per questo. Allora, questa forma di capitalismo fa accumulazione solo attraverso le bolle, ogni tanto le bolle scoppiano e molti ci restano bruciati. Le sue dinamiche interne sono tutte orientate alla distruzione delle differenze, dei partiti che sono differenze organizzate, dei sindacati che sono differenze organizzate, dei ceti, prima di tutto il ceto medio. Soprattutto quel ceto di disgraziati, tipo professori universitari, professionisti, questa gente qua, che si credeva di essere indipendente per, come si dice, Besitz und Kultur, proprietà e cultura. E adesso ti faccio vedere io che tu sei dipendente, come l'ultimo dei salariati. Credevi di avere una certa pensione? Io te la dimezzo. Credevi di avere uno status sociale e io te lo tolgo. Credevi di avere diritto alla considerazione della Repubblica perché insegni, perché sostieni intellettualmente i processi di questo paese? Porta niente. Ecco. La distruzione del ceto medio è uno degli obiettivi sociologici fondamentali del neoliberismo, che, torno a dire, vuole una società di atomi scollegati fra di loro e semmai collegati soltanto a Internet e a Facebook. Ora, c'è riuscito, ma al tempo stesso le promesse disattese sono state tante e così amare le disillusioni che nel crollo, perché di questo si tratta, nel crollo del paradigma economico, nel crollo delle speranze che da esso erano state veicolate, è stato travolto anche la democrazia. Democrazia. Cioè il fatto che crediamo in una serie di istituzioni, di processi, ma anche di valori, che si chiamano democrazia liberale rappresentativa. Che, come dire, è un pochino in difficoltà, mi risulta. Perché è troppo facilmente associata al modello economico che l'ha schiacciata, l'ha stravolta, l'ha fatta diventare una post-democrazia. Quel che volete. La protesta si manifesta non solo contro il ma anzi più spesso non solo contro il paradigma economico,
ma contro le sue istituzioni politiche, che quello stesso paradigma ha svuotato e reso praticamente risibili, però ci sono e vengono travolte. Beh, tutto il mondo oggi, alla data di oggi, conosce una serie di focolai, di rivolte violente, ma al tempo stesso non bene indirizzate, di rivolte violente contro lo status quo. Tutto il mondo, dal Cile a Hong Kong, da Barcellona a Parigi, ma metteteci dentro quel che volete, ce n'è dappertutto. Vorrà dire qualche cosa. Vorrà dire che questo sistema non regge, non è più considerato vitale, vivibile. Allora, abbiamo la globalizzazione che è contraddetta dal fatto che sotto il profilo della politica internazionale sono cambiati, ma permane un sano pluralismo dei centri di potere in questo mondo. Non ci sarà più la Euroamerica, ci sarà l'Eurasia, ci sarà la Cina, chi volete voi, però c'è un pluralismo. La globalizzazione è contraddetta nel suo presupposto fondamentale, cioè arricchirsi attraverso l'individualismo, dal fatto che le società che hanno subito più potentemente la globalizzazione, cioè il modello neoliberista, sono società in rivolta. Per di più in Europa, ed eccoci al punto, e qui chiudo, poi perché su questo punto ben altri qui oggi e domani potrà parlare, in Europa non ci siamo dati soltanto un modello neoliberista, ci siamo dati niente meno che un modello ordoliberista. Allora, l'ordoliberismo è una variante del neoliberismo, che tra l'altro si è chiamata neoliberismo essa stessa per un certo numero di anni. Poi, a un certo punto, ha cominciato a chiamarsi ordoliberalismo perché uno dei suoi fondatori, Walter Eucken, ha fondato una rivista che si chiamava Ordo. E, per farla breve, è l'economia sociale di mercato tedesca. Voi direte, beh, cosa c'è di male? Niente. Ai tedeschi va benissimo, entro certi limiti. È andata bene, li ha tirati fuori in un qualche modo dal disastro del 1945, per carità. Ha dei presupposti però, ha dei presupposti molto cogenti. È diversa dal modello neoliberista essenzialmente per questo, che mentre il modello neoliberista sostiene che nel migliore dei modi possibili non c'è politica perché il mercato si autosostiene e si autogiustifica. In questo basso mondo ci vuole la politica, ma solo perché faccia riforme antisociali e filomercato. Al contrario, l'ordoliberalismo pensa al mercato come a qualcosa di fragile, bisognoso di continuo intervento della politica. Qual è l'intervento della politica? Certo, condividono l'idea che i prezzi si formano soltanto attraverso la concorrenza, certo, ma qual è l'idea di intervento della politica? È un'idea tedesca, cioè sgarbata. Sostanzialmente, è che non ci deve essere conflitto sociale. Voi direte, l'ho già sentita, sì, però questa qui, questa volta, è sorretta dal buon vecchio organicismo tedesco, che è proprio, emerge ogni riga dei testi dell'ordoliberismo, esprime una visione organica della società, tanto che l'ordoliberalismo è stato anche considerato una delle dottrine economiche della Chiesa Cattolica, tanto è legato all'idea antichissima peraltro, della società come corpo, per cui tutti gli organi devono volersi bene gli uni con gli altri. Per cui vietatissimo, la parola conflitto non ci deve essere, è vietata, non c'è. I sindacati devono essere incorporati dentro le imprese.
le ali vanno tagliate, per cui fuori i nazisti, poniamo, e fuori i comunisti. E poi lo Stato deve impedire che nascano cartelli fra le imprese e che i sindacati devastino la armonica composizione dei prezzi. Sempre i salari devono essere bassi. Voi direte, ma come, i tedeschi hanno dei salari altissimi? Hanno dei salari che sono la metà di quello che potrebbero essere. L'economia non è trainata dalla domanda interna, ma dalla esportazione, evidentemente. E dopo che abbiamo finito di riempire di BMW e di Mercedes il pianeta, però avremo un problema. Ecco. Che si è già manifestato, perché ovviamente a un certo punto le pratiche neomercantilistiche disturbano qualcuno, hanno disturbato gli americani e non va mai bene disturbare gli americani. Poi, tra l'altro, la Germania di oggi gode di un ordoliberalismo dimezzato, perché il solito socialista Schröder fra il 2003 e il 2004 ha fatto un paio di riforme che hanno drasticamente ridotto l'elemento di Stato sociale presente in senso organico nella Costituzione materiale tedesca, introducendo i mini jobs. Per cui anche lì c'è gente che campa con 300 euro al mese. Perché dice questa storia? Oh, perché? Ma perché l'euro è il marco, e il marco è l'euro. Ecco. È fatto allo stesso modo, risponde alla stessa logica, alla stessa filosofia politico-economica. I tedeschi non l'avrebbero mai fatto e non lo volevano fare, fino a quando i francesi non l'hanno chiesto come contropartita del fatto che gli lasciavamo fare la unificazione, la quale unificazione in realtà ha degli enormi problemi all'interno, come ci insegna il professor Jacquet, ma questa è un'altra storia. Noi, sostanzialmente, per tenere la Germania attaccata all'Europa, dato che la Germania ha sempre avuto la tendenza a svolazzare verso la neutralità, per tenere la Germania attaccata all'Europa e tentare di evitare che facesse nuovi disastri, guardate, io non sono un antitedesco, la mia cultura è tedesca, la Germania è un paese democratico. Gli hanno insegnato la democrazia con le cattive, l'hanno imparata. Però è un paese grosso. È grosso, è fuori scala rispetto agli altri stati europei. Benché abbia perduto un terzo del suo territorio, è grosso. Ben organizzato, ha problemi grossi all'interno, però chi non ne ha, popoloso. Adesso ne ha tanti problemi perché non hanno investito niente in casa, hanno soltanto investito per esportare, per cui non sappiamo più, hanno delle pessime ferrovie, hanno un esercito da operetta, i tedeschi, e va bene così. Va proprio bene. Però è chiaro che loro hanno sempre detto, ci avete portato via tutto, il marco ce lo lasciate. E quando hanno detto, va bene, vi diamo il marco in cambio dell'euro, l'hanno detto soltanto perché l'euro era uguale al marco. E perché, benché moneta unica, non era in alcun modo collegata ai bilanci dei singoli stati. Cioè, non è che abbiamo la moneta unica e abbiamo un bel bilancio unico, così noi ci becchiamo tutti i debiti degli italiani. Gli italiani si tengono i loro debiti e fanno la loro politica economica in modo tale da poter rimanere dentro l'euro. O è così o è così. Dopo un lungo periodo ci siamo arrivati. E allora diciamo che la questione della sovranità si pone. Si pone. Che non vuol dire usciamo dall'euro trionfanti, no.
Vuol dire, la prima cosa da fare è costruire un discorso scientifico, storico, politico, economico che non sia coincidente con la autonarrazione dell'establishment. Io do il mio modestissimo contributo in questa direzione. Cioè, voglio che le parole siano dette in un altro modo, voglio che i concetti siano espressi in un altro modo, voglio che i fatti siano visti da un altro punto di vista. Dopodiché, lo so anch'io che abbiamo un problema. Qual è il problema? Il problema è questo, badate, noi non siamo mai stati una potenza di vertice in Europa, però siamo sempre stati in Serie A, sempre a rischio retrocessione. Però stavamo in Serie A, perfino quando siamo nati, senza capitali, senza alfabetizzazione, senza niente. Dopo 15 anni eravamo già lì che ci volevamo fare un impero oltremare, e stavamo in piedi solo perché avevamo i capitali inglesi e francesi, però ci prendevano un po' sotto gamba, ma ci prendevano nel concerto delle potenze. E che cosa facevamo? Un rapporto privilegiato con la Germania, l'abbiamo sempre avuto. Siamo complementari sotto tanti profili. Io sono filo tedesco, nonostante non vi possa sembrare il contrario. Siamo complementari. Poi, quando la Germania ci spingeva a fare cose eccessive, sia pure facendo delle partacce, riuscivamo a cambiare bandiera. Voi direte, ma che bello! Ho capito, ma la politica internazionale non è fatta da Boy Scout, è fatta da soggetti che vogliono sopravvivere. Allora, nei tempi normali un rapporto forte con la Germania per l'Italia ci sta. Però con sovranità non vuol dire che noi crediamo di essere grossi, ricchi e potenti come la Germania. No, non lo siamo e basta. Però vuol dire che abbiamo quel margine di manovra per riuscire a calcolare sulla base di un'analisi lucida e realistica del contesto, calcolare il nostro interesse. Pensa te. Noi non abbiamo mai avuto, nella nostra storia, un vincolo esterno così cogente, stringente, ineluttabile come l'euro. Mai. Ci siamo legati le mani senza ritorno. E non è stato un legarsi le mani generico. Vuol dire, sposando l'euro, ti sposi l'ordoliberalismo. Cioè, ti sposi il concetto che l'economia non funziona sulla base della domanda. Il concetto che i salari devono essere bassi. Ti sposi il concetto che la cosa più importante di questo mondo è il pareggio di bilancio, lo metti perfino in Costituzione, l'equilibrio di bilancio, lo metti perfino in Costituzione. Cioè, hai sposato una bella serie di vincoli e di problemi, e ti sei chiuso dentro e hai buttato via la chiave. È il destino, l'ineluttabile, l'incontrovertibile. Vero? Cioè è qualche cosa che non può essere discusso. Il punto archimedico della sovranità. Altro che antifascismo e Stato sociale. Ecco cosa abbiamo fatto. Il punto archimedico della sovranità. Domanda, ma perché l'abbiamo fatto? E chiudo. Perché la nostra borghesia ha detto, questo è un paese di delinquenti disgraziati, pezzenti, masanielli, in mano a dei politici spregiudicati che sono soltanto capaci di fare clientelismo, questi ci rovinano, adesso noi borghesi non ce la facciamo a domare questa plebaglia, bene, adesso li inchiodiamo, facciamo una bella letterina, Andreatta a Ciampi, e stacchiamo il nesso fra tesoro
stacchiamo il nesso fra il Tesoro e la Banca d'Italia, d'ora in poi lo Stato, quando ha bisogno di soldi, se li va, non se li stampa più, se li va a prendere sui mercati. Ecco, fine dello Stato sociale. E sostanzialmente è passata l'idea, ecco, è passata l'idea, ma davvero chiudo adesso, ma ve l'ho già dette tutte, è passata l'idea che si sta a questo mondo, cioè la sovranità come concetto esistenziale coincide con il mercato, si sta a questo mondo, si vive come popolo, si esiste politicamente solo ed esclusivamente per far tornare i conti. Allora, far tornare i conti pubblici e incrementare a dismisura, ovviamente, gli introiti privati di quei quattro gatti che ci stanno guadagnando. Ecco. Per cui, parlare di sovranità, veramente, ma al di là di ogni polemica, di ogni battutaccia, parlare di sovranità davvero vuol dire parlare di democrazia oggi. Davvero è democrazia, cioè essere signori del proprio destino, che non vuol dire vivere in una bolla senza vedere che cos'è il mondo e come funziona, però non dare l'idea, non assumere, non introiettare l'idea che tutto è già stato deciso, che, come diceva la signora Thatcher buonanima, non c'è alternativa. Democrazia è anche non solo l'ordinato svolgimento di un certo tipo di processo politico, non soltanto lo Stato sociale, democrazia è tenere aperta la discussione e la praticabilità dei fini della politica. Noi abbiamo già ricevuto tutto fatto, preconfezionato. I fini e i mezzi ci sono già stati consegnati. Non si deve fare altro che obbedire. Allora, non è una prospettiva da popolo libero, da uomini e donne libere. Parlare di sovranità vuol dire parlare di questo. Chi non ti lascia parlare di sovranità è uno che la sa un po' troppo lunga. O, se volete, l'ultima battuta, fu detto: chi parla d'umanità ti vuole imbrogliare. Oggi ti posso dire: chi parla di Europa ti vuole dominare. Vi ringrazio. Grazie professore. Grazie.